Cari amici, benvenuti a questa decima puntata di Apulia Cinema. Come sempre, vi presento i nostri ospiti. Abbiamo la scrittrice Amalia Mancini, grazie di essere qui con noi, Grazie a lei. e il responsabile dell'ufficio produzioni Daniele Basilio. Ciao Daniele, Grazie. grazie di essere qui. Come sempre, noi parliamo di cinema nella nostra regione, però oggi ci soffermeremo principalmente sul B-Fest e parleremo dei diversi eventi che possono appunto interessare al pubblico. E in più presenteremo come sempre i film in uscita. Adesso do la parola ad Adriano Silvestri, che è il blogger del famoso blog Apulia Cinema e anche autore di questa trasmissione. Ciao Grazie. Adriano. Grazie. Io prima di incominciare comunque voglio ringraziare gli ospiti, in particolare Daniele Basilio, che non l'abbiamo detto, ma tutti lo sanno, che è della Apulia Film Commission, e Amalia, che invece io conosco da tanto tempo, che è una brava scrittrice e che in tante cose che ha fatto ha scritto una cosa importantissima per chiunque fa televisione, la grammatica della lingua italiana, cosa della quale naturalmente tutti si dimenticano molto facilmente, soprattutto in televisione. Bene, prima però di parlare di cose che riguardano la Puglia, come sempre noi facciamo, così come io faccio nel blog, ho sempre una piccola finestra su quello che avviene nella Basilicata, perché è una terra che è ricca di iniziative sia culturali, in vista anche di prossime tappe a cui è stata candidata, e sia anche cinematografiche, a cominciare dai tempi di Pasolini. In questi giorni a Matera, inaugurato da pochissimi giorni, ma sarà aperta, lo dico ai baresi in particolare perché Matera è molto vicina ai baresi, ma vale per chiunque voglia andare a fare una bella gita a Matera, è stata inaugurata una mostra interessantissima che riguarda molto da vicino il cinema, ma che riguarda anche la storia. Il titolo di questa mostra dell'Istituto Luce Cinecittà è Video e immagini che raccontano com'è stata l'Italia a partire addirittura dal 1924, quindi il paese reale visto con gli occhi di chi nel 1924 ha iniziato, come l'Istituto Luce, a girare dal vero immagini nel profondo sud. Allora era veramente profondo sud. Profondo E sud. io direi, anzi, cominciamo a guardare queste immagini che ci sono state date in esclusiva dall'Istituto Luce, che ringraziamo. Che possiamo far vedere in quanto sono immagini autentiche girate tra i sassi di Matera, come si vede ora. Facciamole scorrere in modo che si possano vedere bene. Sono frammenti visivi del Novecento e sono tratte tutte dall'archivio dell'Istituto Luce. Devo dire una cosa, che chi vuole vederle può vedere sia le fotografie, sia i video, sia tutto ciò che è stato proiettato, che riguarda anche gli anni 60 successivi a queste immagini. Quindi vedremo di tutto, dai nuovi borghi, la Martella e Gaudiano quando furono inaugurati, oppure andando indietro nel tempo, la visita del Duce a Matera e la successiva visita del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Tra gli autori di queste immagini mi piace ricordare Roland Seiko, che io ho conosciuto perché è un regista albanese che ha fatto anche dei film relativi alla stessa città di Bari, e Gabriele D'Autilia, che è il curatore scientifico dei testi. Si può andare a vederli queste foto, questi video in due location di Matera, che sono l'ospedale di San Rocco e la Fondazione Sassi, che poi sono quelli che di fatto hanno organizzato questa mostra, che rimane aperta fino al 15 settembre, quindi ci sarà tutto il tempo per chi vuole vederla di recarsi in quel di Matera e assistere dal vero a tantissime proiezioni, perché questa è una sola proiezione, tra l'altro costruita appositamente per la mostra. È la prima volta che la mandiamo in video perché è stata realizzata esattamente pochissimi giorni fa e non è stata mai mandata in video prima di oggi. E si vede Matera com'era ai tempi del primo dopoguerra, in questo caso, in queste immagini che vediamo ora, Che però, bellezza. Bellissimo. abbiamo visto prima anche altre immagini, come dicevo, relative a quel periodo. Bene, io ritorno la parola alla Sì, nostra volevo Daniela. ricordare le principali location per il B-Fest. Abbiamo il Teatro Petruzzelli, il Cinema Galleria, il Circolo Barion, la libreria La Feltrinelli e l'ex Palazzo Poste. L'ingresso è libero per quasi tutti gli eventi, ad eccezione di quelli con ingresso riservato o con il biglietto. Abbiamo anche del materiale sul B-Fest che possiamo vedere. Manca l'audio. Sì.
Stiamo vedendo alcuni ospiti del Bifest, sono alcune immagini, abbiamo voluto fare un piccolo collage di alcuni degli ospiti importanti che hanno partecipato finora ad alcune mattinate o del Bifest. In questo caso sono le lezioni d'autore che si sono tenute all'interno del Teatro Petruzzelli, dove c'è stata una grande affluenza di pubblico e hanno fatto le code fuori e poi per entrare ho dovuto litigare alla porta e mi sono fatto introdurre proprio in caso di questa situazione all'interno del padiglione dove erano le postazioni della RAI, quindi in un palco della prima fila, dove per bontà degli operatori che mi hanno fatto accedere e quindi ho fatto così, però per dire come, ecco, si vede benissimo adesso quant'era la gente presente, come anche sì. In quest'altro caso di questa attrice che ha tenuto una bellissima lezione e voglio precisare che le lezioni continuano ancora perché il Bifest addirittura l'ultimo giorno che sarà sabato ci sarà una lezione al mattino e una al pomeriggio, quindi per i ripetenti, qui abbiamo una professoressa che è abituata a tenere anche i ripetenti, no? Purtroppo ci sono sempre. Adesso abbiamo anche, si parla anche di film con... Vogliamo dire qualche film che è stato presentato durante il Bifest, sono stati presentati oltre 200 film di diversa estrazione. Io sono andato a vedere come ultimo film Salon Kitty, ma c'è un motivo particolare perché si voleva ricordare Maria Pia Fusco, giornalista della Repubblica e poi quando è andata in pensione collaboratrice stretta del Bifest, la quale fino alla scorsa edizione è sempre venuta e ha sempre presentato con amabilità, con preparazione particolare, essendo già lei una sceneggiatrice, oltre che giornalista professionista, ha presentato tantissimi ospiti. Nel caso specifico del film che è andato in onda, che è stato proiettato in qualche giorno fa, che era Salon Kitty, lei era insieme a Tinto Brass uno dei due sceneggiatori del film, che era un film anche storico, perché molti lo ricordano come aspetto erotico, ma in effetti era un film che raccontava fatti veri che sono accaduti all'epoca dei nazisti, quindi... Poi tra gli altri film, e poi adesso entreremo meglio nel merito, ci sono stati anche dei film che sono stati presentati in anteprima a Bari perché sono due film girati in Puglia e scritti sulla base di testi preparati da scrittori pugliesi e poi sono stati anche distribuiti da società che hanno sede in Puglia. Questi due film che sono La ragazza dei miei sogni di Saverio Di Biagio e La guerra dei Cafoni dei due registi Barletti e Conte sono praticamente due film di cui oggi approfondiremo meglio il discorso appunto con gli ospiti che abbiamo qui presenti. Io direi, non lo so, vogliamo già vedere i trailer così chi vede già si rende conto di questi film. Prima di vedere i trailer voglio precisare che questi film, a differenza di tanti altri che vengono girati solo a beneficio dei festival, sono invece dei film girati a beneficio delle sale. Infatti il film La ragazza dei miei sogni, c'ho qui alcune delle sale che lo mandano in proiezione oggi, e quindi per tutta la settimana, Foggia, Cerignola, D'Andria, Corato, Molfetta, Palese, Abari, Casamassima, Matera, Ostuni, Brindisi, quindi un successo dal punto di vista di questo film, tra l'altro tutte multisale, quasi tutte, mentre per La guerra dei Cafoni, che si vedrà ad Andria, Molfetta, Palese, Bari, Cassano delle Murge, Matera, Lecce, Calimera e Gallipoli, in queste tre ultime località il regista Barletti accompagnerà il cast e sarà venerdì a Lecce nel cinema DB De Sé, sabato a Gallipoli nel cinema Teatro Schipa e già da giovedì sarà a Calimera nel Cine Elio. Fammi capire bene una cosa. Tu l'hai inseguita nel cuore della notte come un maniaco solo perché pensi che è la stessa che hai sognato. Questa ragazza è talmente perfetta che assomiglia alla ragazza dei miei sogni. Tu cerchi altro. Tu cerchi l'incanto. Davvero pensi che sia una coincidenza che io e te ci siamo rincontrati dopo tutti questi anni, proprio quando hai conosciuto Sofia? Li vedi questi simboli? Sono ovunque. L'incanto è ovunque. Devi solo imparare a guardare. Sofia me l'ha detto che ci ha provato con lei. Quelle come Sofia fanno così.
ti prendono nel sonno e ti rubano l'incanto. Tu, Sofia, non la vedrai né ora né mai. Quando ti succederà qualcosa di strano, fai come ti dico. Qualsiasi cosa strana. Siamo bestie fatte di sogni, amore mio. Ed è arrivato il momento di svegliarsi. Una mangiome e bevi. La muri. C'è di nuovo una sola barca a Torremotta. La mia. È pericoloso stare qua. Perciò? Siamo sulla terra dei signori. In guerra non ci sono colpe. Ci sono solo i cafoni. E voi di quelli vi dovete preoccupare. Se picca picca zom la cacca. Che è come a noi? La signor, lasciatelo in dal puz. In dal puz. E non ci fermiamo più. Allora, sin da me. Che ti dici come si vengono la ue? Qua tocca fare la pace. La guerra con Cafone è una cosa eterna. Me la stica su Cafone. Che ognuno c'ha il suo posto nella vita. Io saccio solo che ti tieni paura. Da lui è Dana, scamo tu fazza sculappa. Sto merda lì. Abbiamo riportato la bandiera. Parleremo poi dopo di questi due film di cui abbiamo visto i trailer. Adesso abbiamo qui con noi appunto la scrittrice Amalia Mancini, che non è solo scrittrice, bensì anche insegnante. Sì. E è presentato un libro che Verranno i giorni della pace, che vediamo qui, come potete vedere, magari si può anche inquadrare. Come la posso chiamare? Le do del lei, le do sì, del tu, no, non lo so, del vabbè, tu, facciamo, ah, ok, sì, perfetto, sì, sì. Allora, Amalia, sì. Di che parla questo film? Quali sono gli argomenti chiave? Sì, diciamo, questo è un romanzo storico e di formazione. Sì. Storico perché io ho scelto di parlare di un evento storico di cui si sa molto poco, ed è il bombardamento di Bari del 2 dicembre del 1943. Sì. Però diciamo che la storia fa da sfondo alla storia d'amore che si svolge nell'ambito di questo romanzo. È una storia d'amore e di amicizia. Naturalmente si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale, con tutti i problemi annessi e connessi a quel periodo storico, quindi ci saranno problemi di ogni genere, mancanze soprattutto, mancanze di persone, e poi ci sarà anche la necessità di andare avanti e quindi dover crescere, dover emanciparsi da certe situazioni piuttosto scabrose. E poi c'è anche Bari che è presente perché è lì che si svolge il romanzo, ed è la Bari del 43, la Bari ormai liberata dagli alleati. Però bisogna sempre dire che Bari si liberò da sola, questo ci tengo a sottolinearlo, perché non molti lo sanno che i tedeschi furono cacciati da Bari anche con l'aiuto dei ragazzi di Bari Vecchia. E quindi che fecero gli alleati? Occuparono Radio Bari. Radio Bari era una radio strategica perché fu la prima radio libera in Italia. Ecco, la protagonista di questo romanzo è una sartina e si innamora
di un marinaio che incontra casualmente in un... Vedere, sì, sì, ah, sì, perfetto. Vediamo. Perfetto. Sì. Ma giusto per richiamare sì. l'attenzione sulla copertina del libro che era giusto far vedere. No, prego. Sì, 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 no, questo si incontra in un luogo, diciamo oggi, dove non si incontrerebbero mai due persone ed è un rifugio antiaereo. Beh, quindi hanno è anche lì una che storia d'amore. Quindi è una storia d'amore, bello. Sì, che nasce in un luogo dove oggi non sarebbe assolutamente possibile. E quindi è un luogo inusuale. E anche per far capire a chi legge che cosa significava l'amore, io dico l'amore al tempo della guerra, che non è l'amore al tempo di WhatsApp, è tutta un'altra cosa. Diciamo, l'amore tecnologico adesso. Ecco, un amore tecnologico. Sì. Quindi tutte le peripezie di questo marinaio per rintracciare questa ragazza, e quindi questi giri all'interno di Bari, naturalmente la storia si svolge su come si viveva all'epoca, quindi le strade che si percorrevano, che cosa si faceva. Quindi tanti aspetti, la donna, tanti l'amore, si andava la anche al cinema. Si andava anche al cinema, che era una novità per la ragazza, che è Maria, la protagonista, e vanno a vedere questa Sisina, che è la zia, che è anche una famosa sarta, e vanno a vedere un film che è bellissimo, Orgoglio e Pregiudizio. E naturalmente nella versione degli anni 90. No, non l'abbiamo visto. Voi non lo avete visto sicuramente. e qui, insomma, la storia va avanti. Naturalmente non vi dico tutto, perché altrimenti si toglie il gusto della lettura. E inoltre, Maria, tu organizzi anche libri nel foyer. Sì. Che comincia appunto il giovedì 4 maggio a Polignano a Mare. Sì. Allora, i libri nel foyer è stata un'idea che è venuta a me con Savino Vignola, che è il proprietario della Multisala Vignola Polignano, perché Savino mi chiese dopo una mostra molto bella che fece su Sergio Leone, mi chiese di organizzare qualche evento culturale, e io l'unica cosa che sapevo fare era leggere i libri e leggerli in compagnia, perché io faccio parte di diversi gruppi di lettura, da quello con la Regione Puglia, un'altra associazione culturale a Bari, l'Adir, un'animatrice culturale, e quindi a Polignano, senza conoscere nessuno, abbiamo avviato questo gruppo di letture, ci vediamo una volta al mese più o meno e bene. discutiamo di libri. Abbiamo discusso del libro di Kent Aruf, Le nostre anime di notte, discuteremo delle Braci di Sandro Marai e via dicendo, a seconda delle esigenze e delle richieste di noi lettori, perché leggere è bello. Assolutamente. E Adriano, tu hai letto il libro, vero? Sì, ho letto il libro e sono stato anche alla presentazione che fece a Feltrinelli, dove venne Giussi Fralonardo, tra l'altro a leggerlo sicuramente molto meglio di come lo sappia leggere io. E ricordo in particolare in quell'occasione una particolare attenzione da parte del pubblico, perché in genere il pubblico quando va in queste librerie dove c'è una confusione eccetera si muove, se ne va, cioè, invece io ricordo dall'inizio alla fine tutti seduti, tutti attenti, come se fosse un film. E questo lo voglio dire anche a Daniele che è qui presente: come si fa a capire quando da un libro si può trarre una sceneggiatura? Domanda difficile? Una bella domanda, perché noi diciamo abbiamo una tradizione di un cinema che sicuramente ha fatto grandi opere tratte da romanzi, dalla letteratura, ma sta diventando soprattutto per il cinema internazionale, il cinema di coproduzione, il cinema in lingua inglese, quasi un must. Cioè molte delle produzioni internazionali che noi vediamo spesso non lo sappiamo neanche, ma in realtà sono adattamenti letterari. Questa cosa permette, diciamo, al produttore che produce l'opera di ridurre il rischio, perché partire da un'idea originale, soprattutto se si affrontano opere prime, opere seconde, quindi dove già c'è una scommessa sul regista, magari c'è una scommessa su degli attori giovani che emergenti, avere la base solida di un romanzo che è stato costruito, c'è stato lavorato, diciamo, c'è stato un lavoro fatto di drammaturgia, e permette, diciamo, di avere una certezza del risultato sulla struttura, di partire da delle basi molto, molto solide. E infatti, diciamo, la cosa che colpisce di questi due film che abbiamo avuto al Bifest, che stanno uscendo in sala, è che ci sono una serie di coincidenze in questo senso. Entrambi i film, come dicevi, sono degli adattamenti letterari,
Entrambi i film sono degli adattamenti letterali di autori pugliesi, quindi abbiamo avuto degli autori pugliesi che hanno prodotto delle opere interessanti, Francesco Dimitri per quanto riguarda Ragazze dei miei sogni, e Carlo Dattis per il film di Barletti e Conti, La guerra dei cafoni. È un ottimo lavoro dei registi, che sono entrambi dal punto di vista di film di lungometraggio alla loro opera seconda, quindi c'è questa coincidenza, anche come generazione hanno un'età diciamo simile, il gruppo di registi della guerra dei cafoni e Saverio Di Biagio. Conoscono bene la Puglia, Conte e Barletti perché sono pugliesi, Di Biagio perché anche con la sua carriera da aiuto regista diciamo, ha girato spesso in Puglia. E affrontano entrambi una tematica per ragazzi, perché sono due film per ragazzi, quindi spesso infatti il cinema che nasce da opere letterarie è un cinema che ha anche questo tipo di vocazione, un cinema per famiglie, un film, sì, cinema per giovani, un cinema per sì, ragazzi. Ci torneremo dopo, perché io volevo anche sentire la sua parte. Tu, okay, come immagini, si potrebbe fare un film da questo? Io voglio fare la stessa domanda al contrario. Allora, tu lo vedi, lo immagini o obiettivamente sarebbe una cosa che... Sì, certo, io immagino, sì, perché poi noi dobbiamo anche avere un po' il sogno, fa parte della nostra tanta immaginazione. Sì, io quando l'ho scritto non pensavo assolutamente al film, devo essere sincera, certo, in questo, però io effettivamente l'ho visto con gli occhi di chi è abituato, l'ho scritto con gli occhi di chi ha visto tanti film sull'epoca, quindi quando ho scritto per esempio delle immagini sulla guerra o sugli Bari degli anni 40, mi sono ispirata sicuramente a delle immagini che avevo visto di repertorio o film che avevo visto, sicuramente l'immagine è entrata in questo romanzo, e me ne rendo conto perché me l'hanno detto persone esperte come te, come anche qualche altro che ho incontrato anche a Torino quando l'ho presentato, e me lo hanno detto, però chiaramente cercasi registi, certo, produttori e tutta la resta, sì, edito da Gelso Rosso, sì, che è una casa editrice barese di cui sono orgogliosa di farne parte, di donne certo, che lottano, di donne, certo, che credono nella cultura e nell'emancipazione, certo, costante. E l'editrice trova figlia di tipografo e quindi sì, dire, Carla Pallone è una persona tratta, che è molto competente, c'è molta manualità nella fattura di questi libri, che non guasta assolutamente rispetto a tanto ciarpame che c'è in giro. Quindi è la qualità che conta, e io immagino e spero che sia anche la qualità della mia scrittura che conti, che ci sia qualità e ci sia la storia che interessi. Sì, insomma. Perfetto, adesso partiamo con la tabella dei film in uscita, come dovete stare molto attenti perché alla fine insomma vi farò la classica domanda: quali film andrete a vedere al cinema? Perfetto. Vediamo la tabella. Guardiani della Galassia, volume 2, azione. La guerra dei cafoni, commedia. La ragazza dei miei sogni, fantasy. La tenerezza, uscito in anticipo, drammatico. L'amore criminale, thriller. Le donne e il desiderio, drammatico. The Circle, thriller. Guardiani della Galassia, volume 2. Le nuove avventure dei guardiani alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. Ritornano i guardiani originali, fra cui Peter Quill, Star-Lord, Gamora, Drax, Yondu, Nebula e Grayling. La guerra dei cafoni, commedia, di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Cast, Claudio Santamaria, Pasquale Patruno. Salento, 1975. Nel villaggio di Torremata si rinnova la guerra che oppone i ragazzini signori ai figli di pescatori, pastori e contadini detti cafoni. Il capo dei signori, Marino, combatte in nome dell'ordine sociale, della divisione di classe, della continuità storica. Ma la separazione tra il bene e il male comincia ad offuscarsi. La ragazza dei miei sogni, fantasy, regia di Saverio Di Biagio, con Primo Reggiani, Nicolas Faporidis e Miriam Giovanelli.
Pio è un giovane insoddisfatto. Margherita è la ragazza di cui è innamorato e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno Pio incontra un suo amico, Alessandro, che gli apre le porte di un mondo fantastico e segreto. Pio conosce Sofia e gli sembra aver trovato la ragazza dei suoi sogni. La tenerezza, drammatico, regia di Gianni Amelio, con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi. Napoli, la storia di due famiglie in una città dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena e i bambini che vedono e non possono ribellarsi. L'amore criminale, thriller, regia di Denise Di Nuovi, con Rosario Dawson, Catherine Eich e Cherry Land. Tessa si separa dal marito, ma fa i conti anche con Giulia, la nuova fidanzata dell'uomo, la quale si è trasferita nella casa che un tempo condividevano. Tessa non accetta l'intrusione della donna nel rapporto con la figlia, Lilly, ma le attenzioni di Tessa verso Giulia le si trasformano in qualcosa di patologico. Le donne e il desiderio, drammatico, regia di Tomasz Wasilewski. Polonia, 1990, è un momento di rinascita. Quattro donne si attivano per prendere in mano le decisioni delle proprie vite. Agata cerca una via d'uscita nell'amore per un sacerdote. Renata è attratta da Marsena, una vicina di casa già eletta Miss. La sorella maggiore di Marsena ha una relazione con un medico. The Cycle, regia di Janet Polsod, con Tom Hanks ed Emma Watson. Mia è assunta in un monopolio di internet chiamato Il Cerchio. L'azienda collega le mail personali degli utenti con i social media, la banca, gli acquisti in un sistema operativo universale che permette la creazione di un'identità online in una nuova era. Finish. Perfetto. Siete stati attenti? Sì. Sentiamo Malia. Allora, naturalmente, siccome io sono una sentimentale, sono attratta dalla tenerezza di Gianni Amelio, che mi attrae sia per la firma del regista che conosco, sia per i protagonisti, che sono Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, che ritengo sia una delle migliori attrici in giro, anche la Giovanna Mezzogiorno, e Greta Scacchi, un fenomeno, insomma, una persona. Quindi la storia è la storia di due famiglie, e quindi siamo a Napoli, insomma, mi intriga, la storia mi intriga, mi vedrei questo. E devo dire che anche l'ultimo che hai letto, non, Le donne e il desiderio, ma sì, mi incuriosisce molto, mi incuriosisce. Perfetto. Molto. E Daniela? Sì. Io sarò costretto a vederne due, per forza, perché io scelgo, sicuramente avendo già visto gli altri film, La tenerezza di Amelio, che è un autore che mi fa sempre, diciamo, sognare per il cinema, però dovrò vedere I Guardiani della Galassia perché mio figlio mi obbligherà a vedere. Sì. Con i bambini bisogna anche adattarsi, lo so, sì, perché come avendo due bimbe. Perfetto, adesso una brevissima pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Ok. Biscotti ottimini di Bella, fantasie del mattino di Bella, passione mediterranea nel mondo. Bentornati in studio, riprendiamo subito la trasmissione, la seconda parte di Apulia Cinema. Adriano, do a te la parola. Sì, perché vorrei fare una parentesi su dei numeri. Ogni tanto, noi numeri li diamo spesso, però ogni tanto bisogna dare dei numeri veri. E proprio in occasione del Bifest è stata presentata una interessantissima relazione che emerge da uno studio molto più approfondito che presto sarà online sul sito della Puglia Film Commission, quindi tutti lo potranno vedere e rendersi conto di quali sono i contenuti, e i contenuti riguardano, come è scritto molto chiaramente qui sullo studio, l'impatto dell'audiovisivo sul territorio pugliese. E questo qua, ecco, si può vedere, tanto si vedono soltanto le cartine, non è che si vede niente di particolare. In cosa consiste questo studio? Consiste in un approfondimento su ciò che è successo
successo in 10 anni di attività da parte della Puglia Film Commission, e qui abbiamo Daniele Basile che c'era dal primo giorno, quindi è la storia vivente di questo che c'è scritto qui. Tutto quello che c'è scritto qui, c'è addirittura una pagina con centinaia di titoli, sono esattamente 269 titoli che sono stati finanziati o supportati a seconda delle circostanze. Si tratta sia di film come quelli che noi siamo abituati a vedere al cinema, quindi dei normali lungometraggi di fiction, oppure si tratta di documentari, ma molto spesso sono stati anche girati dei cortometraggi che, ricordiamo, sono molto spesso l'inizio per chi come attore, come sceneggiatore, come casa di produzione, inizia in questo campo, e quindi non è che puoi iniziare immediatamente con un'opera prima di lungometraggio, generalmente si fa un primo step con i cortometraggi. Poi naturalmente una cosa fondamentale che sono stati girati in Puglia, anche recentemente abbiamo avuto una serie televisiva, sono proprio le serie televisive che sono, da un punto di vista dell'impatto, se le guardiamo da quello che era il contenuto appunto di questa relazione, sono quelle che lasciano il maggior impatto sul territorio, perché dovendo girare molte puntate bisogna girare anche moltissime settimane di lavoro. Noi abbiamo avuto il caso ultimo di una serie che si chiama Il Capitano Maria, che è stata girata quest'anno, anzi era già iniziata all'inizio dello scorso anno e poi è stata girata quest'anno all'inizio di questi mesi, ed è, ci sono state, chiedo conferma Daniele, più di 8-9 settimane di... quasi 18 settimane. Ah, addirittura 18. Hanno cominciato a fine del 2016, hanno finito a fine marzo del 2017. Tu sei stato sul set qualche volta? Sì. Hai visto sì, il bagno che hanno fatto la poveretta? Coraggiosissimi a fare il bagno nell'acqua. Il bagno fredda, era Capodanno, così, era poco fine, prima di Natale. Sì, era pure una brutta giornata, c'era freddo. Però aveva la tuta, mi metti. Ci si attrezza per quel che è possibile. Dunque, poi una delle cose che è stata molto approfondita è stata la mappa delle location nei singoli comuni. Addirittura sono stati individuati quasi 150 comuni della Puglia, il che vuol dire più di un terzo dei comuni della nostra regione, che all'interno delle loro località hanno ospitato delle produzioni, dei set, quindi hanno avuto modo di vedere da vicino quello che viene realizzato quando si realizza un film, quando si gira un film, quando ci sono delle operazioni di produzione, quando ci sono delle operazioni di lavorazione di un film. Questi comuni, ce ne sono alcuni che sono stati evidenziati in particolare perché notoriamente, oltre al capoluogo regionale, hanno avuto più occasioni di girare, come Bonopoli, come Lecce, come Polignano, Taranto, Brindisi, Otranto, Fasano, Gallipoli. In particolare anche località che non sono abitate, come il caso di Castel del Monte, dove è stato girato, e tu Daniele mi puoi ricordare, parecchi film, ma l'ultimo importante è stato un film che era una coproduzione francese, che è stata girata, è stata esportata in molti paesi del mondo, se non ricordo male. Tales, il film di Matteo Garrone, e a giugno uscirà Wonder Woman, della Warner Bros., che è stato girato anche lì. Perfetto, ci sono le scene di Wonder Woman, una grande scena, perché poi diciamolo, Wonder Woman ha anche altre località della Basilicata sì, anche altre località della Campania. Però in occasione di un incontro che c'è stato con gli operatori turistici, io ricordo che l'assessore Capone ci tenne a presentare a Trani delle scene che erano le più belle scene girate proprio nel Castel del Monte. Quindi adesso questi numeri di cui parlavamo prima, come vedete, si trasformano in vicende reali e poi si trasformano in film che devono ancora uscire. Quindi stiamo parlando di dati che sembrano essere dati freddi e relativi al passato, e invece, come vedete, sono dati concreti e soprattutto sono dati dinamici, perché si riferiscono al futuro, a quello che appunto verrà proiettato questa estate. Ricadute positive sul territorio. Certo, certo. Sono ricadute di tipo che non sono piccoli, diciamo, cifre. Lo studio fa un'analisi fino alla fine del 2015 di tutte le opere finanziate, quindi mancano i film 2016 certo, e dell'inizio di quest'anno. Abbiamo superato le 400 produzioni fatte in Puglia, ed evidenzia che c'è un rapporto in definitiva tra l'investimento e l'impatto diretto delle produzioni di circa 1 a 5. Per ogni euro speso ne sono stati spesi dalle produzioni, diciamo, 5 euro. È una ricaduta attraverso, in termini indiretti, diciamo, non di spese generate, di 1 a 10. Quindi, diciamo, il cinema come volano culturale, ma anche come volano finanziario di occupazione. Esatto. Sono cose che possono essere noiose, però in realtà ci aiutano a capire che l'industria dell'audiovisivo
inquina poco, ma ottiene tanti risultati. La cultura produce, diciamo, la cultura produce, che se ne dica. Sì, io vorrei anche far rilevare come giustamente lo studio della società acume, con acume, diciamo, mantiene, dice e scrive, che esiste una grande filiera dell'audiovisivo che va dallo sviluppo iniziale alla produzione, che poi va ai servizi alla produzione o anche ai servizi finanziari e poi via via guarda la promozione, guarda la distribuzione, guarda i servizi alla distribuzione fino ad arrivare all'esercizio che è il cinema e la sala. Quindi tutta questa operazione che poi si conclude successivamente anche con la conservazione e anche con lo sviluppo di tutto quello che è stato realizzato prima, viene seguito da vicino proprio dalla Film Commission, che svolge per ciascuna di queste fasi delle attività specifiche che vanno a beneficio di 130 aziende di produzione, di 90 servizi alla produzione e di decine e decine di altre aziende, considerando che poi ci sono anche oltre 100 sale cinematografiche che portano in Puglia 200 schermi, perché ovviamente le multisale moltiplicano molto questo numero. Quindi questo è un po' lo studio sul quale noi abbiamo anche svolto una serie di interviste. La scorsa volta avevamo preannunciato che avremmo fatto realizzare delle interviste dall'attrice Isabella Careccia, la quale si è recata nel Circolo Barion di Bari, dove materialmente è stato presentato questo studio e dove hanno parlato tra gli altri Maurizio Sciarra, che è il presidente della Puglia Film Commission, e Flavia Barca, che è la dirigente di questa società Acume, che ha realizzato lo schermo. Guardiamo le interviste. A Puglia Cinema è qui al Bifest per la presentazione di uno studio sul lavoro svolto dalla Puglia Film Commission negli ultimi 10 anni sul territorio pugliese. Oggi in conferenza stampa abbiamo rappresentanti di questa società che appunto ha studiato per noi. Vediamo di che si tratta. Citata anche il lavoro enorme fatto dall'attuale assessore Silvio Maselli, perché è una politica che è stata coerente nel tempo, quindi con un forte spinta iniziale e anche una forte capacità visionaria iniziale, su quale hanno contribuito moltissimo chiaramente i film girati, lo sappiamo, l'audiovisivo è un forte veicolo reputazionale, ma anche il lavoro fatto e anche il lavoro sulle reti, che è uno dei punti di forza. Allora, siamo qui con la dottoressa Flavia Barca, che è una delle rappresentanti della società Acume, che ha operato questo studio. Qual è stata la mission di questo studio? L'obiettivo fondamentale è stato quello di verificare effettivamente gli impatti dei finanziamenti che vengono erogati attraverso i fondi dalla Puglia Film Commission, per capire se poi effettivamente questi finanziamenti, cioè di fatto denaro pubblico, avessero buon fine, cioè avessero poi un impatto importante sul territorio. A fronte di circa 11 milioni di euro negli anni sotto esame, nel decennio sotto esame erogati da Puglia Film Commission, gli impatti sul territorio sono stati di circa 5 volte tanto, cioè vuol dire che per ogni euro investito da Puglia Film Commission le produzioni che hanno girato sul territorio ne hanno lasciati 5, e quindi insomma diciamo che è un lascito importante. La cosa interessante per esempio è pensare anche a prodotti meno scontati come il documentario, che invece hanno prodotto risultati interessanti in termini proprio di spese economiche e anche di rapporto tra contributo erogato ed effettivamente poi speso sul territorio. Bene, siamo qui con il presidente della Puglia Film Commission, vogliamo chiedere, diciamo, quali sono stati i risultati di questo studio? I risultati di questo studio sono la caduta di una serie di luoghi comuni, che cioè che cosa porta a girare dei film in Puglia. L'impatto più importante è che a fronte di un investimento di 11 milioni in 10 anni i ritorni sono 90 milioni, quindi vuol dire che conviene. Un altro luogo comune è che i film in Puglia si girano in un solo posto, non è vero, perché la diffusione delle nostre produzioni abbraccia completamente tutto il territorio pugliese. E l'altro luogo comune è che in genere i film che vengono da fuori non lasciano niente sul territorio, stanno lasciando grandi competenze, stanno facendo crescere delle industrie locali, stanno rendendo possibile uno sviluppo di questa regione che è uno sviluppo più pulito e più
attento all'occupazione giovanile e femminile. Siamo soddisfatti, non vuol dire che ci fermiamo, nel senso che abbiamo obiettivi ancora da raggiungere, abbiamo una serie di nuove idee innovative anche rispetto al panorama italiano, su quello lavoreremo nei prossimi mesi. Benissimo, ci può dire quali sono stati i progetti su cui si è investito di più, se si può delineare una linea appunto? Facilmente sono state le serie televisive, perché le serie televisive banalmente sono più lunghe e quindi è facile. Un film, in genere la media italiana di lavorazione di un film è fra le 5 e le 7 settimane, una serie televisiva ovviamente gira tanto di più, quindi è chiaro che a consuntivo gli impatti maggiori vengono dalle serie televisive. Bene, torniamo in studio e avevamo lasciato a metà, però avevamo promesso che avremmo approfondito il discorso sui due film realizzati in Puglia che proprio in questa settimana debuttano, come si usa dire, sugli schermi. Abbiamo visto prima una grande presenza sugli schermi pugliesi, ma voglio anche ricordare che oggi uno dei due film, almeno quello di cui io sono più a conoscenza, che è La ragazza dei miei sogni, viene presentato in anteprima a Roma e a Padova con il cast che si divide appunto tra le due località. E Daniele ha seguito molte cose di questo film, quindi possiamo cominciare dall'inizio, da quando è nato questo film, nelle carte, nelle idee, prima di arrivare poi alla lavorazione. Sì, diciamo la bellezza del lavoro che noi facciamo è proprio quella di cominciare a interloquire con gli autori e i produttori quando ancora i film sono, diciamo, un sogno da realizzare. In questo caso ci sono degli altri punti in comune, cioè La ragazza dei miei sogni è una produzione, è stato realizzato da una produzione pugliese, e questa è una cosa che ci rende orgogliosi, perché spesso si pensa che tutta questa attività di attrazione di produzioni cinematografiche di cui parlavamo, le centinaia di produzioni, sia solo un'attrazione di produzioni nazionali o internazionali, ma in realtà è stato fatto un grande lavoro anche per investire sui talenti pugliesi, ad esempio Barletti e Conte, ma anche sui talenti produttivi, sulle imprese. E nel caso di questi due film, appunto La guerra dei cafoni e La ragazza dei miei sogni, addirittura abbiamo due distribuzioni pugliesi, perché i film escono nelle sale con Draca Distribuzione e Ismaele, che è la distribuzione che segue La guerra dei cafoni, quindi due distribuzioni pugliesi. Draca ha anche prodotto La ragazza dei miei sogni, e sempre ritornando al tema lettura, libri, la casa di produzione della guerra dei cafoni è anche una casa editrice, Minimum Fax, che affronta con La guerra dei cafoni la sua prima esperienza di produzione di un film di lungometraggio per la sala, ma sicuramente un'esperienza che andrà avanti. Anche positivo, quindi mi stai facendo vedere il primo giornale. Oggi c'è un bellissimo articolo anche su Repubblica, sul film di Conte e Barletti, insomma, che è un film che è stato anche a Rotterdam, quindi selezionato in un festival internazionale. Ma noi abbiamo avuto qui nella scorsa puntata il protagonista del film, che è un bravissimo ragazzo, che lei se ne è invaghita pazzamente, perché lo vedeva quasi come il suo figliolo, no? Che si chiama Patrucci. Uno ed è di Bari, voleva spiegare tutto il film, ho detto no, state certi che sennò non lo va a vedere nessuno. No, poi anche la scelta, no? La ragazza dei miei sogni si affida prevalentemente a attori professionisti, bravissimi attori, invece La guerra dei cafoni si affida a dei ragazzi che sono la loro prima esperienza e che hanno affrontato insieme agli autori un laboratorio per arrivare al risultato, che è una performance molto bella. Sono interamente girati in Puglia, quindi parliamo di produzioni che dal primo giorno di ripresa all'ultimo hanno praticamente girato tutto qua, e hanno valorizzato molto le location, perché hanno una bellissima fotografia e hanno valorizzato i luoghi in cui hanno girato, quindi diciamo è una bella esperienza da tutti i punti di vista, editoriale, produttivo e distributivo. Beh, che poi li possiamo anche citare i luoghi in cui hanno girato, perché nel caso del film della guerra dei cafoni, chiaramente ambientato nel Salento, ci sono scene, io le ho segnate tutte, Manduria, Santa Cesarea Terme, Otranto, Vernole, Melendugno, Portobadisco, Torrechianca, la Grotta della Monaca, e anche nelle riserve naturali, le due riserve naturali delle Cesine e di Torre Guaceto, che poi è la location principale dove si svolge tutto il film, in effetti è la location di Torre Guaceto. Mentre nell'altro caso è tutta Bari,
Bari? Prevalentemente Bari, sì. E tu l'hai riconosciuta? Sì, sì, sì. Un po' il nord barese anche. Eh sì, perché ci sono alcune scene girate nel porto di Giovinazzo e in un, anche gli interni, perché c'è un interno importante girato a Molfetta, però poi ci sono anche interni girati a Bari, in Corso Vittorio Emanuele, e più molti esterni che sono serviti a portare, se vogliamo, in tante strade della città di Bari un set che è stato portato avanti 2 anni fa, ricordiamolo, perché poi chiaramente ci sono ci state sono le fasi successive. Post-produzione, sì. Distribuzione. Ecco, tu puoi spiegarle queste fasi perché le conosci sì, bene. Sì, diciamo che sinteticamente da, diciamo, le medie europee ci dicono che dal momento in cui il produttore riceve un'idea sul suo tavolo, al momento in cui si comincia a girare un film, ci vogliono 4 anni. Che è un tempo incredibile. Al quinto anno, diciamo, il film uscirà nelle sale e in realtà gli utili che genera un film spesso arrivano al sesto anno di un'avventura produttiva. Questo ci racconta sia quanto è difficile fare questo lavoro, ma anche che capacità devono avere gli autori di prevedere il futuro, perché mentre oggi hanno un'idea, devono pensare al pubblico che verrà. Una visione diversa, certo. Quindi bisogna pensare in anticipo a tutte le evoluzioni, soprattutto quando si fa film per ragazzi, come in questo caso, no? I ragazzi cambiano ancora più velocemente, certo, degli adulti. Lo fai al momento che fanno la prima comunione, poi li ritrovi che sono già diplomati quando esce il film. Per assurdo la televisione è più veloce sì. Del cinema, perché ha delle urgenze poi di messa online, di palinsesto, per cui alla fine riesce ad arrivare al suo pubblico in maniera più immediata. Ci vogliono sempre anni, però ci arrivano. Però noi abbiamo un caso che è stato un grande successo, richiamato anche nell'occasione di questo studio, che è stato Braccialetti Rossi. Infatti, a proposito di serie televisive, che ha, diciamo, rotto un tabù, che era quello di poter fare sulla rete Ammiraglia, su Rai 1, un prodotto per ragazzi, perché si faceva un prodotto per persone più adulte. Invece Braccialetti Rossi 1, 2, 3 ha dimostrato che si può fare film per ragazzi, serie per ragazzi o per famiglie, perché è più giusto dire per famiglie, perché poi si siedono sul divano, certo, sia i grandi che i piccolini. Quindi si può fare anche su Rai 1, quindi, ed è andato molto, molto, molto bene. L'altra cosa che è importante segnalare che gli ultimi anni stanno dando un chiaro sentore a noi che gli autori pugliesi sono aumentati di numero, e come produzione abbiamo fatto recentemente, abbiamo chiuso il film di Vito Palmieri, una commedia che è pugliese, stiamo preparando tanti film di pugliesi, stiamo preparando il film di Rubini, il film di Sassanelli, il film di Ferrandini, tutti autori pugliesi che, insomma, alcuni famosi, già famosi da tanto tempo, e alcuni che sono famosi come attori, alcuni che sono che stanno, secondo me, per diventare famosi. Ecco, diciamo. Senti, che consiglio tu puoi dare a qualche persona che già si è un po' cimentata, magari ha creato anche in maniera empirica qualche piccola produzione filmica, qualche piccola opera filmica, e che poi magari si è fermato perché si è trovato di fronte al problema dei finanziamenti, della produzione, cioè di quei problemi che non sono facilmente superabili, perché non è che se uno si presenta in banca e dice vorrei girare un film, mi date un finanziamento, non gli mettono il tappeto rosso come si usa nei festival, credo, no? Che consiglio possiamo dare, secondo te, Daniele? Diciamo che ne seguiti tanti. Che ci sono delle note positive, cioè in questo momento, dopo diciamo, la legge che è stata approvata a fine dell'anno scorso da Franceschini, di cui si aspettano i decreti attuativi, c'è un chiaro segnale del governo italiano che sta dicendo che l'industria dell'audiovisivo è centrale e quindi sta costruendo una serie di meccanismi fiscali e finanziari per agevolare i produttori, creando degli automatismi. Secondo me chi comincia è importante che dal punto di vista produttivo sia in grado di studiare dei progetti che possano beneficiare di questi automatismi, che si chiamano tax credit interno, che si chiamano FUS se parliamo delle opere prime e seconde, dei documentari, che possa, diciamo, beneficiare anche della collaborazione con le film commission italiane. Ci siamo noi in Puglia, ci sono altre film commission in tutta l'Italia, quindi è importante, e i film possono essere anche cofinanziati da più film commission. Dal punto di vista autoriale, invece, dal punto di vista editoriale, la cosa determinante per me, io continuo a pensare che sia avere una visione internazionale, anche se si fa un cortometraggio, anche se si fa un videoclip, anche se si fa un'opera piccola con un budget piccolo, bisogna riuscire a fare una storia che può essere local,
però pensandolo per un pubblico internazionale. Quindi per tutti. Per tutti, perlomeno per il pubblico europeo. Grazie Daniele. Adesso siamo arrivati al momento degli appuntamenti. Ricordiamo gli appuntamenti, Adriano. Sì, sono alcuni appuntamenti. Uno di giovedì 27 aprile qui a Bari, un evento sul tema traduzione e accessibilità. Non spaventatevi, si tratta dello stato dell'arte della traduzione audiovisiva, cioè le nuove frontiere tecnologiche nel campo dei sottotitoli per i sordi, l'audiodescrizione per i ciechi, per gli ipovedenti. Quindi è la lingua italiana dei segni. Si farà nell'Ateneo di Bari. Venerdì 28 aprile a Bari un incontro di Europa Creativa dedicato al settore animazione. Previsti interventi di Enrico Bufalini dell'Istituto Luce Cinecittà, Andrea Coluccia del CED Media Italia, Chiara Fortuna del Macbeth e Maurizio Sciarra di Apulia Film Commission. E chiudiamo con un ultimo appuntamento previsto per il 3 maggio, sempre a Bari. Questa volta sono capitati tutti a Bari, ma sono momenti in cui Bari è al centro dell'attenzione con il Bifest, quindi è normale che ciò avvenga. Ospiterà la città gli artisti partecipanti all'evento Mediterranea 18 Young Artists, che è in programma in Albania. Andrà in scena a Bari lo spettacolo Kater i Rades, che è il naufragio. Kater i Rades è il nome di una imbarcazione albanese che fu in qualche maniera affondata nel mare Adriatico nel 1997. Per ricordare questo evento c'è questo gemellaggio tra l'Italia e l'Albania, si partirà il 3 maggio a Bari, poi i partecipanti, che sono circa un centinaio, si imbarcheranno per Durazzo e andranno a Durazzo e a Tirana per questo importante evento festivaliero. Con questo chiudiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vogliamo ringraziare gli ospiti. Assolutamente. Salutiamo Amalia Mancini, grazie di essere stata qui con noi, e Daniele Basilio. Grazie Daniele, e alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.